multe fino a 1.500 euro, sospensione dal lavoro e dallo stipendio dopo 5 giorni di accesso sul posto di lavoro senza il Green Pass, verso l'obbligo del certificato verde anche in Parlamento e in tutte le sedi istituzionali. La Fondazione Gimbe rileva in Friuli Venezia Giulia dati in controtendenza rispetto alla media nazionale sui contagi ed evidenzia un ritardo nella copertura vaccinale, ma dal 20 settembre si potrà prenotare la terza dose. Tanta speranza nel volto e nelle parole dei giovani che oggi hanno iniziato l'anno scolastico negli istituti superiori, segnalate criticità nei trasporti da e per le zone periferiche della città o dalla provincia. Udinese Calcio ha testato i nuovi tamponi salivari che presto potrebbero essere approvati anche nella nostra regione e aggiungersi ai tradizionali. Con il dottor Passelli alla Dacia Arena abbiamo seguito lo screening dimostrativo. Gotti è intenzionato a confermare contro il Napoli, la squadra che ha iniziato bene la stagione. Ancora indisponibili Success e Udogi. Stamattina è iniziata la prevendita libera dei biglietti per il posticipo di lunedì. Buonasera, lo avete visto dai titoli, il Green Pass dunque ha ottenuto l'approvazione unanime in Consiglio dei Ministri. Andiamo subito a vedere la pagina dell'agenzia ANSA che ha dato immediatamente la notizia, mentre il Consiglio dei Ministri era ancora in corso. Siamo in attesa anche della conferenza stampa del Presidente del Consiglio su questo tema, ma intanto il Green Pass sarà obbligatorio per tutti al lavoro, anche per colf e per autonomi. Arriva la sospensione dal lavoro e quindi dallo stipendio dopo 5 giorni di accesso senza il certificato verde, si va verso l'estensione dell'obbligo anche per gli organi costituzionali, riguarderà anche le cariche elettive di Camera e Senato. La cabina di regia propone che scatti dal 15 ottobre il decreto che è stato praticamente approvato, obbligo anche per chi fa volontariato. Le regioni oggi hanno chiesto di estendere a 72 ore la validità del tampone anziché a 48 come è in questo momento, ma è ovvio che la novità principale riguarda l'applicazione, l'obbligo del Green Pass nel mondo del lavoro, che sia la pubblica amministrazione o il lavoro privato. Andiamo con Valentina Bearzi a collegarci questa sera da Confindustria Udine per sentire anche il parere degli industriali della nostra città su questo tema. Buonasera Valentina. Sì, buonasera Francesco, eccoci dalla sede di Confindustria Udine, sono con la Presidente Anna Mareschi Danieli, parliamo dell'estensione del Green Pass anche ai luoghi di lavoro privati. Se ne era già iniziato a parlare ieri con l'incontro di Draghi e del governo con i sindacati che avrebbero preferito un'estensione dell'obbligo vaccinale, un provvedimento, Presidente, che la trova d'accordo? Assolutamente sì, io non ho mai nascosto il quanto noi siamo d'accordo con questo governo, quanto noi siamo allineati al metodo di ragionamento che viene usato, anche perché se si vuole essere razionali e coerenti le alternative sono poche. Diciamo che il Green Pass deve essere esteso perché? Perché i vaccinati non sono ancora ad un numero sufficiente a garantire la sicurezza che altre varianti sempre più forti non arrivino a intaccare nuovamente la salute di tutti noi. Quindi in questo caso l'obbligo vaccinale deve aspettare ancora un po' perché ritengo sia un qualcosa che vada fatta per gradi. Insomma, non è una cosa così semplice inserire un nuovo obbligo vaccinale, visto che fra l'altro poi i vaccini obbligatori sono già parecchi. Quindi è giusto arrivare per step, è giusto arrivare per gradi. Vediamo se con l'inserimento dell'obbligo di Green Pass anche nei luoghi di lavoro, nel momento di picco che si avrebbe, quindi con le temperature che si abbassano del Covid, riusciremo ad essere in una situazione sicura. Ecco, il governo infatti ha deciso di estendere l'utilizzo del Green Pass lasciando anche la chance del tampone per chi appunto vuole avere il certificato ma non è in grado o non vuole ancora vaccinarsi. E quest'oggi il Presidente della Regione Fedriga, nel ruolo di Presidente della Conferenza delle Regioni, ha fatto però delle richieste precise al governo. Ha chiesto anche in occasione di un eventuale cambio di fascia giallo-arancione di mantenere comunque aperte tutte le attività produttive con il Green Pass e
invece ha chiesto anche un calmieramento dei prezzi ulteriore, quindi un ulteriore abbassamento dei prezzi del tampone e un'estensione della durata da 48 a 72 ore. Che cosa ne pensi? Allora, sull'estensione della durata sinceramente non ho la competenza per poter dire se questo è valido o non valido o se è efficace o meno, quindi lascio ai medici. Per quanto riguarda il non cambiare il metodo in cambiamento di colore, sono assolutamente d'accordo e già era stato condiviso con la Regione questo ragionamento. Sulla calmierazione dei prezzi, in realtà noi siamo molto d'accordo, tanto che quello che è stato l'accordo firmato con CGIL e CISL e UIL il 1° settembre, che riguardava in quel caso il Green Pass per l'accesso alle mense aziendali, perché quello era sul tavolo, prevedeva la possibilità per le imprese di pagare il tampone a chi non era vaccinato per motivi non di salute per un periodo di tempo che permettesse a chi era già iscritto alla vaccinazione, l'abbiamo chiamato così vaccinando, di portarla a termine per avere il Green Pass o di portare a termine la seconda dose dopo aver fatto la prima, in modo tale da incentivare. Quindi siamo d'accordo anche su questo, è ovvio che non può essere per sempre, altrimenti ci sarebbe un disincentivo alla vaccinazione e non credo proprio che questo sia il caso di fare. Ecco, questo rimane un punto però da sciogliere, perché lo Stato ovviamente non si può accollare il costo dei tamponi, le imprese nemmeno, almeno da quella che è la vostra posizione, quindi bisognerà sciogliere anche questo problema. Ma secondo lei, quando lei dice lo Stato non si può accollare, in realtà sono i cittadini che non si possono accollare il costo del tampone di chi deliberatamente per ragioni non sanitarie ha deciso di non vaccinarsi. Questa è una cosa che va proprio contro il dovere civico. Quindi ritengo che sia giusto che lo Stato non proceda pagando il tampone a chi non si è vaccinato, e penso che Draghi una decisione così non la prenderebbe mai, sinceramente. Grazie alla Presidente di Confindustria Anna Marischi Danieli. Sul fronte dei vaccini, e tra l'altro Francesco ti informa anche su un'ultima news di questo pomeriggio, che dal 20, come annunciato, sarà aperta la possibilità di vaccinarsi per i fragili, quindi con la terza dose, una categoria ben specifica però di persone che ha identificato la Regione. A te la linea. Grazie a Valentina, grazie alla Presidente di Confindustria Udine Anna Marischi Daniele. Adesso i dati Covid del bilancio di oggi, cominciamo come sempre da quello nazionale che conta 5.117 nuovi positivi con un incremento di 67 vittime, purtroppo un numero ancora alto, e invece i guariti che sono 7.193 permettono di erodere ancora un po' il numero degli attuali positivi, che cala a 116.342. Calano anche i ricoveri nelle terapie intensive e negli altri reparti ospedalieri. Vediamo cosa succede nella nostra regione, dove c'è un calo di contagi rispetto al bilancio precedente di 24 unità, 111 i contagi riscontrati nelle ultime 24 ore, stabili i posti occupati in terapia intensiva che sono 9, aumenta invece di una unità di un paziente il numero dei posti letto occupati negli altri reparti, nelle aree non critiche. In isolamento abbiamo 1.342 persone, meno 5, 10.546 tamponi, quindi un numero rilevante, che hanno portato ad un rapporto contagi-tamponi di 1,05%. Purtroppo c'è stato anche un decesso e dunque il numero raggiunge la spaventosa cifra di 3.812 morti dall'inizio della pandemia ad oggi. La Fondazione Gimbe ha analizzato i dati dell'ultima settimana e purtroppo evidenzia come in Friuli Venezia Giulia ci sia una controtendenza rispetto al resto d'Italia. Però mi fermo, perché c'è la conferenza stampa del Ministro della Sanità Speranza, e allora adesso andrei con l'aiuto della regia ad ascoltare un passaggio in diretta della conferenza stampa post Consiglio dei Ministri. Sentiamo il Ministro Speranza, poi proseguiremo dopo con i dati, l'analisi dei dati della Gimbe. Sentiamo. La disposizione normativa di questo decreto prevede che i tamponi, i test antigenici, saranno gratuiti soltanto per le persone esenti per ragioni sanitarie, secondo la circolare che è già stata emessa dal Ministero della Salute. In conclusione, soltanto in un istante, noi siamo convinti che questo decreto possa contribuire a dare un'ulteriore spinta a questa fase di ripartenza. Noi veniamo da un'estate che è stata un'estate con
limitazioni molto ristrette, se pensiamo ai mesi che abbiamo vissuto in passato, le limitazioni degli ultimi mesi, delle ultime settimane sono state assolutamente limitate. E pensiamo che con questa ulteriore spinta alla campagna di vaccinazione e con l'ulteriore utilizzo del Green Pass possiamo creare condizioni per gestire al meglio i mesi che verranno e aiutare l'Italia in questa fase importante di ripartenza. Ministro Brunetta. Allora, la novità di questo provvedimento che abbiamo approvato oggi, prima in cabina di regia e poi in Consiglio dei Ministri, è che è una strategia universalistica, cioè andiamo a toccare tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. E per quanto riguarda il lavoro privato dipendente e autonomo. È un insieme di 23 milioni di lavoratori, sono 3 milioni e 200 mila pubblici e 14 milioni e 100 mila privati. E quindi tutto il capitale umano del paese. Capitale umano del paese che, occorre dirlo, in gran parte è già vaccinato, è già dotato di Green Pass. Perché allora questo provvedimento? Perché con questo provvedimento noi vogliamo accelerare la dinamica fisiologica delle vaccinazioni, che è già stata illustrata con questo grafico dal commissario Figliuolo, che prevede già giornalmente 200-250 mila nuovi vaccinati al giorno e che fisiologicamente ci dovrebbe portare a metà del prossimo mese oltre l'81-82% dei vaccinati, ma che non basta ancora per raggiungere quella che è stata chiamata l'immunità sociale, la vecchia immunità di gregge, per metterci in sicurezza. Allora, questo provvedimento, che ha una caratteristica che non si è vista da nessuna parte d'Europa, che ha una portata assolutamente estesa, complessa, perché regolare il lavoro pubblico tutto e il lavoro privato tutto è veramente un'impresa straordinaria. E il fatto che il decreto sia stato approvato oggi, probabilmente viene pubblicato domani, dopodomani, lunedì, ma entra in vigore dal 15 di ottobre, e cioè usi queste 4 settimane non solo per la preparazione dei meccanismi di controllo, di verifica, di entrate e così via, ma soprattutto per un grandissimo, enorme, serissimo effetto annuncio, cioè vaccinatevi, fate il Green Pass, e è molto probabile che l'effetto annuncio legato ai nuova regolazione, a un impegno sulla nuova estensione del Green Pass, porti già nelle prossime 4 settimane all'accelerazione certamente dei Green Pass, ma anche dei vaccini. Il risultato quindi potrebbe essere già conseguito, o in parte conseguito, io forse eccedo in ottimismo, già all'inizio dell'entrata in vigore del decreto. Questo è il punto. Perché poi tutto questo? Perché c'è tanta fretta? Perché comincia l'autunno, tra pochi giorni, perché con l'autunno cambia la temperatura esterna e con la temperatura esterna la circolazione del virus. E allora, conferenza stampa di Brunetta e di Speranza per illustrare i termini del decreto. Andiamo anche a vedere di nuovo sull'ANSA la dichiarazione di Mario Draghi, che ha detto un nuovo decreto per continuare ad aprire. Dunque la direzione è quella: evitare nuove chiusure, continuare ad aprire e scongiurare che ci possano essere nuove interruzioni per il tessuto economico del nostro paese. Allora, eravamo arrivati al punto di dover parlare dei dati analizzati dalla GIMBE, che hanno evidenziato per la nostra regione una tendenza in aumento negli ultimi 7 giorni dell'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti. Il Friuli Venezia Giulia è anche un po' indietro rispetto alle vaccinazioni, anche se scatterà dal 20 di settembre la possibilità per prenotare la terza dose. Il servizio di Valentina Bearzi.
In Italia tutti i dati relativi alla settimana tra l'8 e il 14 settembre sono in calo. Scendono i nuovi contagi, i decessi, le persone in isolamento domiciliare, i ricoveri con sintomi e le terapie intensive. La nostra regione, però, insieme a sole altre tre, è in controtendenza. L'allerta è della Fondazione Gimbe, che ormai da tempo effettua un monitoraggio autonomo. Nella settimana presa in esame, infatti, è stata registrata una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, pari a 118, e si è evidenziato un aumento dei nuovi casi pari all'1,2% rispetto alla settimana precedente. Restano ancora sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e in terapia intensiva occupati da pazienti Covid, rispettivamente sono il 4 e il 5%. Secondo il report, in Friuli Venezia Giulia la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è del 66,3%, la media italiana è del 68%, a cui però si aggiunge un ulteriore 4,7% solo con la prima dose. In Italia sono 6,1%. Nel dettaglio, invece, i dati italiani raccontano di una curva in discesa: 14,7% in meno di casi, meno 6,7% di decessi, meno 8,8% le persone in isolamento domiciliare. La Fondazione Gimbe sottolinea come in ospedale ci siano quasi esclusivamente persone non vaccinate. Buoni anche i dati ospedalieri. In Italia, infatti, dopo 8 settimane di aumento, si registra una lieve riduzione dei posti letto occupati da pazienti Covid, che scendono del 3,3% in area medica e dell'1,6% in terapia intensiva. Questi dunque i dati analizzati dalla Gimbe. Adesso invece apriamo un'ampia pagina dedicata alla scuola, primo giorno di scuola oggi per gli istituti superiori, e siamo andati con Monica Nardini ad ascoltare i ragazzi, gli studenti che per la prima volta in questo anno scolastico hanno preso posto tra i banchi. Sentiamo. State inaugurando il quinto anno al Malignani, con che spirito? Ma con lo spirito di provare a finirlo quest'anno sempre in presenza, senza nessun tipo di problemi, di sguidi oppure che ci rimandino a casa, perché già da casa è difficile, già a scuola è difficile, a casa sarà ancora peggio. Tornare in presenza è di certo bello, speriamo di continuare in presenza, anche perché l'anno scorso è andata, alla fine non è stato bello, non è andata neanche molto bene per alcuni. E intanto incombono anche gli interrogativi, ma adesso è presto, comunque per l'esame di maturità, per come sarà? Ma sinceramente io non ho problemi, ma vedendo la situazione che si è creata a questi ultimi anni, con problemi ovviamente creati dalla pandemia, lo studio è un po', non dico calato, però è sempre difficile studiare a casa da soli. E spero che quest'anno staremo tutto l'anno in presenza, così anche i professori possono aiutarci di più a prepararci all'esame se ci sarà anche lo scritto. Anche voi quest'anno state per inaugurare la quinta, con che spirito? È quello di riniziare un anno scolastico, speriamo migliore, speriamo in presenza. E purtroppo non è iniziato bene perché i corriere non ci sono e abbiamo dovuto svegliarci alle 5:40. Da dove siete partiti? Dove avete riscontrato più problemi come località? Secondo me le zone con più problematiche sono quelle periferiche. Io provengo da Pagnacco, qua vicino Udine. L'anno scorso comunque le corriere alle 9:20 c'erano, eccetera. Quest'anno invece ho riscontrato che hanno tolto molte corriere. Difatti io ci avrei una corriera che si ferma in Piazza Losoppo alle 10:43 e dovrei arrivare alle 11, sperando che questo orario delle 11 alle 13 duri solo 3 giorni. Però sì, questo è un problema che secondo me la TPL dovrebbe vedere. E al Malignani abbiamo intervistato il collaboratore del dirigente scolastico, Fausto Senatore, che ha parlato della gestione degli ingressi e delle uscite in questo primo giorno di scuola. Sentiamo. Il primo giorno è andato molto bene, come era nelle aspettative. Abbiamo programmato un ingresso scaglionato, nonostante ieri ci sia stata già la preaccoglienza delle classi prime. Abbiamo lasciato che le prime e le seconde entrassero alle 8 e alle 9 il triennio, e in modo tale da non creare assembramenti il primo giorno, che poteva creare criticità essendo una novità assoluta, la possibilità di accedere in istituto da tutti gli ingressi agibili. Accedono in istituto mediamente almeno 2.500 studenti al mattino. Per questo abbiamo scelto
una flessibilità in ingresso, per cui gli studenti possono accedere dalle 7.50 alle 8.10 e anche in uscita, l'uscita che è programmata per le ore 13, ma in realtà gli studenti sono autorizzati ad uscire già alle 12.50. Voi fate parte delle 15 scuole cosiddette sentinella, e importantissime per lo screening attraverso i test salivari a campione sui ragazzi. Sì, noi abbiamo dato il consenso ad essere scelti come scuola polo, per cui i genitori, le famiglie, gli studenti maggiorenni hanno già potuto aderire a questa iniziativa informando tramite registro elettronico le famiglie, e quindi abbiamo acquisito il consenso e nei prossimi giorni trasmetteremo i dati all'azienda sanitaria. I test non sono ancora iniziati perché la scadenza per manifestare il consenso è il 20 di settembre. Dal 20 di settembre sicuramente partirà anche questa attività di monitoraggio. E allora, come abbiamo visto dalle notizie in apertura del telegiornale, il Green Pass sarà obbligatorio per tutti, era già obbligatorio per il personale scolastico, ma gli insegnanti ed anche alcuni genitori non ci stanno e continuano le manifestazioni di protesta. Questa mattina ad Udine ce n'è stata un'altra. Da chi è stata organizzata questa manifestazione, per quali motivi e chi coinvolge? Allora, è stata organizzata da me, mi chiamo Alessandra Pagnutti, sono una docente della scuola media e volevo far convogliare tutti i docenti, ma anche le persone che sono sensibili a questa problematica, di un decreto legge, il 111, che impone surrettiziamente alla vaccinazione attraverso un provvedimento piuttosto vessatorio che limita l'ingresso dei docenti a scuola, incidendo sul loro diritto al lavoro. La manifestazione inizia adesso, di conseguenza stanno fluendo pian piano, prevediamo comunque un centinaio di persone, di docenti soprattutto, ma non solo, come dicevo, anche di persone che sono sensibili a questa problematica. Ecco, nel pomeriggio atteso Consiglio dei Ministri sull'estensione dell'obbligo del Green Pass nel pubblico e nel privato, ma voi perché siete così contrari e quali alternative allora proponete? Allora, noi riteniamo che questo provvedimento non sia un provvedimento sanitario, in quanto non riesce assolutamente a arginare il problema dell'infezione. Ormai è comprovato, e lo sanno tutti, no? Anche mediaticamente affermato, che tanto i vaccinati quanto i non vaccinati possono infettare. Questo strumento non permette di garantire che non ci sia l'infezione a scuola. Sarebbero stati più efficaci altri strumenti, appunto l'introduzione di sistemi diagnostici come i salivari, non a pagamento chiaramente, perché anche il fatto che siano a pagamento è estremamente impegnativo per un docente che deve spendere grosso modo 45 euro alla settimana. E oltretutto altre forme di tutela come le classi, la suddivisione delle classi con la riduzione del numero delle persone nelle classi, sappiamo che permangono ancora le cosiddette classi pollaio, e altri strumenti come il potenziamento dei trasporti. Sicuramente il problema dei trasporti e le classi pollaio sono problemi che vanno risolti, ma c'è anche da risolvere il problema del controllo, dello screening all'interno delle scuole. Come fare? Ci sono i tamponi salivari che presto saranno introdotti anche nella nostra regione, nella fascia dei tamponi rapidi. Questa mattina abbiamo testato all'Udinese, insieme al dottor Aldo Passelli, responsabile medico dell'Udinese Calcio, nello staff dei responsabili medici dell'Udinese Calcio, che appunto ha effettuato uno screening dimostrativo con l'utilizzo di test salivari. Siamo andati a curiosare per capire come funziona un test salivare. Vediamo. Più semplice e anche meno invasivo, meno fastidioso. Infatti è dotato di questo tampone che viene messo sopra la lingua, chiudi bene, adesso lei saliva in modo da umidificare questo tampone che c'è, ci vorranno circa 90 secondi. In questi 90 secondi il tampone prende la saliva, si colora di blu, poi lo vediamo, e poi lo mettiamo dove poi a livello pratico ci sono sempre le due lineette che possono comparire, quella del controllo e quella della positività se c'è. Qual è il vantaggio principale che si può ottenere utilizzando questi tamponi salivari? Beh, il primo vantaggio, l'ho già detto, è quello di non dare fastidio, di non irritare diciamo così, le mucose della persona a cui si fa il tampone, e quindi è del tutto, diciamo così,
accettabile dal punto di vista pratico. L'altro è che noi questo lecca-lecca lo possiamo dare contemporaneamente al 10-15 persone e quindi poi diminuiamo i tempi poi nel visualizzare i risultati. Ma rispetto al tampone tradizionale rapido, quello con lo stick inserito nel naso, questo salivare si mantiene sulla stessa percentuale di attendibilità? È necessario comunque ricorrere al palmo molecolare per un'eventuale conferma di positività oppure no? Chiaramente questi qua vanno tutti confermati poi con il molecolare. In caso di positività? In caso di positività. L'attendibilità è alta perché diciamo, lo danno dai test che sono fatti dal 95 al 98%, quindi è veramente una buona attendibilità. Che è la stessa attendibilità dei rapidi tradizionali? Dei rapidi tradizionali, di alcuni anche un po' superiore. E questa sera manderemo in onda il servizio integrale all'interno della trasmissione Fair Play con ulteriori dettagli e particolari nel racconto, nella descrizione del dottor Passelli di questo screening dimostrativo che questa mattina abbiamo seguito. Adesso andiamo ad aprire la pagina di cronaca. Un'importante operazione della polizia ha sgominato una banda di trafficanti di cocaina. 9 persone sono state arrestate, ce ne parla Davide Zanirato. La squadra mobile della questura di Pordenone ha smantellato una rete di spacciatori di cocaina e hashish che agiva fra Friuli Venezia Giulia e Veneto. 9 le misure cautelari eseguite, 2 in carcere, 5 ai domiciliari e 2 obblighi di dimora. L'indagine è partita nel gennaio del 2021 quando, nella zona della fiera di Pordenone, un 43enne nordafricano è stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina e 10 kg di hashish. Gli investigatori hanno ricostruito la rete dello spaccio che operava tra le province di Pordenone, Udine e Treviso. Le persone sottoposte a misure cautelari, tutte di origine marocchina, risiedono tra Pordenone, Pasiano, Fiume Veneto, Zoppola, San Vito al Tagliamento e Cordenons. Altre 12 risultano indagate. I grossisti pagavano un chilogrammo di hashish 5.000 euro e lo rivendevano con dei ricarichi di 500 euro ogni 100 grammi. Nel corso dell'attività di indagine, numerose le operazioni di sequestro di droga e di documentazione di trattative a riscontro di una ben collaudata, articolata e strutturata rete di sub-spacciatori, anche loro di origine magrebina e residenti in vari punti della provincia pordenonese. Quella individuata e disarticolata è sicuramente per circostanze, caratteristiche e quantitativi di hashish e cocaina movimentati un'importante centrale di stoccaggio e distribuzione degli stupefacenti destinati alle piazze del nord-est, con elevati introiti illeciti nell'ordine di diverse migliaia di euro. Il questore di Pordenone, Marco Dorisio, ha sottolineato l'importanza dell'attività di contrasto sia in termini di tutela e salvaguardia della salute delle persone, ma soprattutto di quella dei giovanissimi e dei minori, a favore dei quali quotidianamente viene profuso il massimo impegno, ha spiegato, nel prevenire e contrastare lo spaccio e l'assunzione di droghe. E adesso andiamo con le flash news a riepilogare le altre notizie di cronaca di oggi. Dopo 3 giorni di ricerca è stata ritrovata questa mattina senza vita l'escursionista di Avignone dispersa in comune di Barcis, sulle pendici del Monte Laura. La donna, Isabelle Cécile Jouren, di 52 anni, era precipitata mentre percorreva in discesa una traccia nera di sentiero verso Arcola, ad una quota di 600 metri. Si trovava in fondo ad un canalone creato da un rio, sotto alcuni sbalzi di roccia. L'avvistamento è stato effettuato dall'elicottero della Protezione Civile. Sul posto per giorni hanno lavorato vigili del fuoco, soccorso alpino e guardia di finanza. Schiamazzi, ubriachezza molesta, bevande vendute anche dopo l'orario di chiusura. Dopo i tanti casi segnalati dai residenti, la questura ha deciso di chiudere per 30 giorni il bar Torriani in pieno centro a Udine. Domenica notte è l'ultimo episodio, un'aggressione scoppiata dopo le 5 della mattina che ha coinvolto 3 clienti contro una quarta persona, colpita violentemente anche quando era a terra. La vittima però non è ricorsa ai sanitari e non ha sporto denuncia. Un cittadino romeno di 65 anni, destinatario di un ordine di carcerazione a seguito di condanna per reati ambientali in Abruzzo, è stato arrestato dalla polizia stradale di Gorizia. L'uomo si trovava a bordo di un autobus diretto verso la Slovenia con destinazione il proprio paese di origine. Deve scontare una condanna definitiva a 6 mesi di detenzione e un'ammenda di 2.600 euro per il reato di traffico illecito di rifiuti e violazione della normativa relativa al loro trattamento. Come annunciato, sulla nostra regione tra questo pomeriggio e domattina sono in arrivo precipitazioni localmente anche intense. Una saccatura con aria fresca in quota farà affluire infatti aria molto umida e instabile da sud nei bassi strati. Alla luce delle previsioni, la Protezione Civile ha quindi diramato un'allerta meteo di livello giallo su tutta la regione, in vigore da questo pomeriggio fino alle 12 di venerdì. Previste piogge abbondanti e temporali sparsi.
Tra gli argomenti che tratteremo questa sera in Free Play anche la guerra del Prosecco tra Italia e Croazia. Abbiamo intervistato l'assessore alle politiche agricole della nostra regione Stefano Zagne, trasmetteremo questa sera l'intervista, lo abbiamo intervistato all'uscita dall'incontro con il commissario europeo Wojciechowski, con il quale il nostro assessore insieme al collega veneto Caner e al ministro Patuanelli hanno parlato della problematica. E dunque il commissario ha promesso una più attenta valutazione di questa tematica, ma ne parleremo stasera in Fair Play. Adesso andiamo avanti con la pagina sportiva. L'Udinese si avvicina alla partita contro il Napoli, ha ripreso ieri la preparazione. Dal punto di vista tattico, Gotti sembra orientato a non cambiare nulla, a confermare dunque l'impianto e probabilmente anche gli uomini, quelli che avrà a disposizione rispetto alle tre partite precedenti, che hanno fatto molto bene in questo avvio di campionato. Sentiamo Lorenzo Pausa. Dopo tre giornate di campionato che hanno portato in dote 7 punti, mister Gotti sa di poter contare su un nucleo di giocatori consolidato per costruire l'assetto tattico da proporre in partita. Ed è ancora da qui che partono i ragionamenti sulla formazione che lunedì sera affronterà il Napoli alla Dacia Arena. Giusto del resto che coloro che sono stati artefici di una partenza così positiva continuino a godere della fiducia del tecnico. Il principale dubbio sull'11 di partenza riguarda nuovamente l'attacco. Domenica scorsa alla Spezia Deulofeu ha ben impressionato alla sua prima da titolare, mettendo in fila più di 80 minuti andando vicino alla sua terza marcatura consecutiva. Il ragazzo però va gestito e non è detto che faccia da subito coppia con Pusset, specie se si pensa al fitto calendario di incontri che affollerà la prossima settimana. Non è così da escludere la riproposizione di Pereira in posizione più avanzata con Makengo in mediana assieme ad Arslan e Wallace. Per il resto nessun cambiamento in vista, in attesa che vari Beto, Sopì e Samardzic completino il loro inserimento in gruppo con l'ambizione di diventare anch'essi, da qui a qualche turno, dei potenziali titolari. Perché questo avvenga non c'è fretta, nel frattempo tutti questi elementi si sono già rivelati dei valori aggiunti su cui la squadra può poggiare per risolvere partite complicate come quella del Picco. Altre buone indicazioni per Gotti arrivano dall'infermeria. Oggi Success ha svolto una prima parte di allenamento assieme ai compagni per poi proseguire individualmente e prime sgambate anche per Destiny Udoge a 9 giorni dall'infortunio subito in nazionale. Se tutto andrà per il verso giusto, il giovane ex Verona sarà di nuovo a piena disposizione dalla seduta di mercoledì prossimo. Non preoccupa invece la giornata di recupero concessa a Molina. L'argentino gestisce i carichi di lavoro dopo il tour de force della scorsa settimana, che lo aveva portato a giocare nel giro di 3 giorni 90 minuti con l'Albi Celeste e 60 in Spezia Udinese con un volo transoceanico nel mezzo. Per Napoli ci sarà, pronto ad aiutare la squadra a sfruttare l'entusiasmo generato dai primi 3 turni e che sta coinvolgendo a pieno anche i tifosi. Terminata la fase di prevendita dei biglietti per gli abbonati, oggi è scattata la vendita libera e la corsa all'ultimo ticket, tanto per i tifosi bianconeri quanto per quelli campani, porta sempre più verso il tutto esaurito. La sfida alla capolista, impegnata stasera in Europa League a Leicester, si giocherà anche sugli spalti. E c'è grande attesa dunque, c'è anche un comunicato, una dichiarazione del presidente dell'associazione Udinese Club, Beppi Marcon. Lunedì sera in occasione di Udinese-Napoli riempiamo e coloriamo il nostro stadio di bandiere dell'Udinese o del Friuli, tutti giovani e meno giovani, tutti con una bandiera in mano per tingere lo splendido stadio Friuli con i nostri colori e per sostenere l'Udinese sempre fino alla fine. Questa è la dichiarazione di Beppi Marcon, che invita dunque tutti i tifosi a recarsi alla Dacia Arena con le bandiere bianconere per colorare lo stadio, che ricordiamo sarà aperto ancora con una capienza limitata al 50%, per colorare la Dacia Arena di bianconero contro il Napoli e sostenere dunque gli uomini di Gotti in questa sfida alla capolista. Ma adesso parliamo di basket. Dopo il secondo successo in 2 partite in Supercoppa, c'è grande entusiasmo anche in casa Apo Old Wild West. Ieri sera è caduta Verona al Carnera. Sentiamo l'intervista che il presidente Pedone ha rilasciato alla nostra emittente in esclusiva subito dopo il match. L'Apo ha iniziato a sprombattuto anche questa Supercoppa, un'altra grande prova difensiva anche contro Verona, partita in grande controllo dal primo all'ultimo minuto e ipotecato il passaggio alla Final Eight. Sì, quasi ipotecato, dai, però insomma diciamo che se giochiamo così possiamo tranquillamente poterci
credo abbastanza contare, facendo tutti gli scongiuri. La cosa positiva è che abbiamo una bellissima squadra che ha sempre tenuto le mani salde sul manubrio della partita contro Verona, che non ci dimentichiamo è una squadra costruita per vincere il campionato, e con noi senza Trevor Lacy. Quindi insomma, la cosa che mi ha colpito veramente è stata che tutti i ragazzi girano la palla alla grande, ognuno si prende le proprie responsabilità, molto bene oggi, chiaramente ormai devo dire i soliti Giuri e Cappelletti, ma molto bene anche Esposito, Ebeling, Ciccio Pellegrino, Walters, un giocatore che sta cominciando a prendere le dimensioni anche con i metri arbitrali italiani, giocatore con molte dimensioni, insomma, una squadra forte, dai, non voglio dimenticare nessuno, il collettivo fantastico. Andiamo avanti così, perché se continuiamo a tenere a 60 punti gli avversari, vuol dire che stiamo lavorando molto bene sulla difesa, ci sono margini ancora di crescita importanti, e ricordiamo siamo senza un americano tuttora, e quindi bene, bene, molto bene, molto bene. La Supercoppa è un torneo precampionato, però voi ci tenete insomma ad arrivare fino in fondo, anche per dimostrare fin da subito il vostro valore e le vostre ambizioni per il campionato. Allora, è chiaro che chiunque direbbe che questa è, diciamo, una forma di precampionato, ancora di allenamento. Avete visto, abbiamo sperimentato molto noi, a differenza di Verona che ha giocato sostanzialmente sempre per il punteggio, noi abbiamo giocato anche molto molto per provare varie soluzioni, anche perché quest'anno ne abbiamo veramente tante, quindi credo che sia a un certo punto anche per il coach difficile capire quale è quella più giusta nel momento più giusto, e giustamente questo periodo serve proprio per rodare. È chiaro che vincere aiuta a vincere, è chiaro che portare a casa un risultato è sempre importante per tutti. Intanto godiamoci queste due vittorie e testa orzi nuovi domenica, e poi speriamo di andare a Lignano a casa sostanzialmente a tentare di portare qualcosa a casa, dai. E saremo in diretta anche da Orzi Nuovi alle 18 domenica pomeriggio. Adesso chiudiamo con i consigli per la visione del nostro canale questa sera. Alle 20 la replica del nostro telegiornale, alle 21 Fair Play in diretta con ospiti Serena Pellegrino della segreteria nazionale di Sinistra Italiana, l'europarlamentare della Lega Elena Lizzi, Massimo Crapis, direttore di malattie infettive dell'ospedale di Pordenone. Ci sarà anche Carlo Nordio, collegato sempre in diretta per parlare di Green Pass e di costituzionalità di questo provvedimento, e poi Stefano Zannier, l'assessore alle politiche agroalimentari del Friuli Venezia Giulia, che abbiamo intervistato dopo l'incontro con il commissario europeo per parlare del caso Prosek, della guerra del Prosecco tra Italia e Croazia. Ne parleremo a partire dalle ore 21 in diretta. Intanto grazie per averci seguito e buon proseguimento con Udinese TV.